ritrovati a tutti, siamo in partenza per il Giappone, vediamo un po' di persone che vengono con noi, ci accompagneranno durante tutto questo viaggio, loro saranno le mie cavie, lui soprattutto, sì, lui, ma anche quell'altro lì. Anch'io dai un po'. Adesso dobbiamo partire per Dubai e poi tra una ventina d'ore arriveremo in Giappone. Speriamo bene. Sull'aereo per Dubai con tanto di stelle luminose sul soffitto, però mi sa che qualcuno lo abbiamo già perso. Se siamo avanti. Ben ritrovati, siamo all'aeroporto di Dubai in attesa del volo verso Osaka Kansai. C'è gente già distrutta, vedete, qualcuno più degli altri. Non partiamo bene. Alla fine, dopo 9 ore di viaggio abbondanti, stiamo per arrivare a Kyoto. Viaggio alla fine molto lungo, ma molto comodo con la Fly Emirates. Gasti abbondanti, ottimo servizio e quindi per il volo d'andata è andato tutto bene. Quindi nel caso ve la consiglio perché il prezzo non è tanto più alto rispetto ad altre compagnie europee. Ora ci manca solo da fare tutto l'immigrazione in Giappone, sono abbastanza fiscali in questo e quindi vediamo di saltarne fuori. Abbiamo appena assistito alla rotazione dei sedili e tutti si sono emozionati. Sì, perché in Giappone i sedili ruotano nel senso di marcia nei treni. Siamo arrivati alla stazione dei treni di Kyoto. Quella è la torre. Sono le 9:10 del pomeriggio della notte, non lo sappiamo più. Prima o poi arriveremo in ostello. Alla fine siamo arrivati in fondo a questa giornata. Qualcuno è più disfatto di altri, lo vediamo lì all'interno della nostra stanza. No, non è vero, parla per te, io sono carico come una molla. E c'è qualcuno che è già morto invece, che è lì sopra, Ivan ci ha lasciato. Lui è proprio spiaggiato. È stato bello, ci rivediamo domani. Ciao!